Buon pomeriggio, oggi parleremo dell'evento Padel e Salute la sfida che è terminato proprio 2 giorni fa, domenica 9 giugno. Ne parleremo un po' insieme e vi diremo com'è andata. Eccoci, eccoci, siamo rientrati. C'è con noi la dottoressa Melcarne, Buongiorno, buongiorno Rossella, a che tutti. ha partecipato al Padel e Salute nella Breast Unit. Perché ha partecipato nella Breast Unit? Io nel frattempo non è che mi sto distraendo, sto cercando di entrare comunque dentro la pagina di Facebook da dove stiamo trasmettendo, che è Capire per Prevenire, per seguire quanti volessero farci delle domande. Salutiamo già Marta, che è già connessa con noi, e altre persone. Insieme a noi, eccolo che è rientrato, c'è anche Angelo che saluto. Ciao. Ciao Ciao. Angelo, il dottor Vagali, che è il mio aiuto, che mi segue un pochino più assiduamente di tutti gli altri in queste dirette. Allora, Rossella, com'è andata questa esperienza nel Padel Salute? Tu rappresenti adesso un po' i giovani che Della hanno senologia. partecipato alla Breast Unit. Sì. Poi magari ci dirai anche chi c'era, anche se a me francamente mi interessa più che ci sei tu perché sei venuta qui per raccontarci com'è andata questa giornata. Ma devo dire Dillo molto bene, siamo rimasti tutti soddisfatti, infatti ringrazio il professor Arcieri per l'invito, il professor Monti che era lì. Che presente con noi ricordiamo che è il coordinatore scientifico proprio della dell'evento. Breast Unit e dell'azienda Policlinico Umberto I di Sì, Roma, e che ha portato alcuni dei suoi allievi, per cui il professor Vergine e Rossella Melcarne. la dottoressa Amabile, il Certo. dottor De Luca. E il dottor Frusoni, ovviamente come ha detto lei, c'era presente anche il dottor Tripodi, la dottoressa Borcea e il Perfetto. dottor Valerio Aceti. Quindi eravamo Perfetto. presenti tutti al completo, tutta l'equipe della senologia dell'Umberto I di Roma, e siamo stati molto felici di partecipare a questo E evento. vi anticipo, vi dico che a questo evento, Padel e Salute la sfida, che vi ricordo lo abbiamo fatto all'Area Sporting Club di Roma, abbiamo effettuato tra la Breast Unit, per cui i colleghi della unità della mammella, e poi anche tutti i medici che stanno con me, che hanno fatto la prevenzione dell'ernia inguinale, per cui il dottor Vagali, il dottor Di Nardo, Esatto. e chi c'era? Aiutami, c'era il dottor Grimaldi. Poi studenti anche Sì. Genova e Arcieri, c'era anche il piccolo Arcieri, Esatto. e E chi anche il altro? professore. E chi c'è? Vabbè, certo, anch'io. E poi chi altro c'era? Angelo? Non, basta, erano. Sì. Abbiamo fatto la prevenzione sulle ernie inguinali. Tra tutti e due si sono presentati, dovete sapere, più di 130 persone a fare in quella unica giornata la prevenzione, per cui è un numero importante. Sì. Ci sono stati, poi c'era il torneo di padel, Rossella, Una che è stato, premiazione. sì, che è stato, diciamo, giocato da 48 giocatori che, nonostante il caldo torrido, hanno giocato tutti quanti, e nell'arco della giornata abbiamo avuto una presenza di circa 400 presenze, 400 persone sono venuti durante l'evento. Rossella, quante ecografie avete fatto? I numeri sono difficili, ma È tante. stimabile, ma tante, devo dire, ma non a tutte ovviamente, perché non tutte le pazienti erano elegibili a un'ecografia sul momento, Sì, magari spiegalo ai nostri amici, perché non è sì, stata fatta l'ecografia a tutti, non a bensì. tutti, bensì alle persone, a tutte le pazienti, diciamo pazienti, poi alle donne a cui era necessario effettuarla in prima battuta, perché magari Certo. non portavano in visione un referto, magari l'avevano effettuata questa ecografia o non l'avevano mai effettuata nella loro vita, quindi era mandatorio magari effettuarla subito perché non avevano mai screenato la Esatto. mammella, oppure perché veniva palpatoriamente messo in evidenza un nodulo mammario più o meno sospetto e Capite, quindi. capite che importanza ha avuto questa giornata, perché qui stiamo parlando di una patologia della donna che rappresenta il 12% di frequenza. 12% di frequenza è una frequenza altissima, cioè
Cioè significa che su 100 donne che possono stare, che ne so, in un locale, in una festa, in una qualsiasi luogo, 12 di quelle donne ammaleranno di questa malattia. Per cui la percentuale è una percentuale molto elevata. Però, come ho sempre detto in più occasioni, in tante occasioni, e questa è anche l'occasione per ringraziare tutta la struttura mediatica che ci ha supportato, c'è stata Rai col TG2. Tantissime radio di Roma, mi ricordo Radio Italia anni 60, Radio Centrosuono Sport, RID, NSL, così come tante altre che magari in questo momento non mi vengono in mente, e One TV, chiaramente la televisione dove noi trasmettiamo tutti i venerdì alle ore 19. E devo dire che, come ho sempre detto anche durante le interviste, è vero che il 12% delle donne ammala di questa malattia, ma se il tumore è preso nelle fasi precoci e preso all'inizio, la probabilità di portare a guarigione è altissima, cioè una percentuale che si può attestare anche intorno al 95%, cioè significa portare a guarigione quasi tutti. L'importante è agire in una fase iniziale di questa malattia. Dico bene? Certo, Dico certo. bene. Lo Sul screening grosso, è assolutamente, esatto. lo Lo screening è screening è importante. fondamentale e Non, come diciamo che non si fa con esatto, l'ecografia, con la bensì mammografia. si fa con la Ovviamente avere mammografia. un Era mammografo, era impossibile. impossibile, l'ecografia è molto più Maneggevole, gestibile, certo. ovviamente fatta da un buon ecografista che sappia di mammella, non che sia un ecografista, insomma, che la mammella non la sappia studiare bene. Nel nostro caso c'era una buona ecografista La che si dottoressa occupa Panzironi, Panzironi, che non abbiamo giusto? Esatto, la nominato, dottoressa che si è Panzironi. prestata, è stata molto, insomma, disponibile e si lavora con noi quotidianamente e si occupa di senologia, quindi è importante fare l'ecografia da un ecografista che si occupi di mammella. E quindi in questo modo, come esame, diciamo, accompagnatorio alla mammografia, è importante studiare la mammella in questo modo. Esatto. E anche questa può essere l'occasione giusta, visto che parliamo dell'evento Padel e Salute e la Sfida, anche per ringraziare chi ci ha sostenuto anche economicamente, perché comunque per fare questi eventi c'è bisogno anche di sostegno. Devo dire che molti sponsor, molti partner hanno messo a disposizione i loro prodotti, quello che comunque potevano, e sono venuti all'evento, ma alcuni ci hanno sostenuto economicamente, tanto per darci l'opportunità, diciamo, di realizzarlo tecnicamente, per cui ringrazio YouGo e in questo caso Alessandro Galano, ringrazio For Village, ringrazio tanti altri, Allianz, l'assicurazione San Allianz, la Benedetto. San Benedetto, assolutamente, Doppelganger, che è un diciamo un marchio di D'abbigliamento. abbigliamento che ci ha sostenuto, così come i trasporti romani privati ci hanno sostenuto, e tanti altri. Fisioa, per esempio, Andrea Offreduzzi ci ha sostenuto. Ecco, io devo ufficialmente ringraziarli, perché è anche giusto Certo. che voi sappiate che per questo evento di prevenzione gratuita c'è stato l'aiuto di questi amici, perché veramente si sono dimostrati degli amici. Allora, Angelo, io ti ringrazio perché tu mi stai sempre dietro, Mi mi sono segui. dimenticato il gelato. Ah, il Il gelato? Ah, gelato. che è cremolato? Beh, allora ci siamo scordati il caffè, tazza d'oro del Policlinico Umberto I. Rischiamo di ricordarcelo. Lo so, e come ci siamo dimenticati come si chiama, di Luca Tornesi, il DJ, che è stato con noi Esatto. tutto il giorno. Troppe cose ci dovremmo ricordare, ma basterà andare sicuramente sul canale 86 del Digitale Terrestre e 828 di Sky venerdì sera alle 19, dove spero di avere anche qualcuno di questi giovani colleghi della Breast Unit. Ne basta uno o due che ci racconti la loro esperienza in televisione, e lì cercheremo di mettere magari un pochino più di ordine e ringraziare ufficialmente tutti quelli che ci hanno sostenuto. E noi questo volevamo fare oggi, Rossella, su Facebook, semplicemente dire che l'evento è andato molto Molto bene, bene, siamo sì. molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Nel 2020, nel 2020. 2020, vorremmo organizzare una successiva evento che sarà Padel e Salute e la Rivincita. Vediamo, vediamo, l'idea è quella di farla sulla prevenzione del melanoma e della patologia della tiroide. Vediamo, vediamo quello che succederà.
o forse tornerà alla Breast Unit. Chi può Chi può dirlo? dirlo? Chi può dirlo? Ma sicuramente voi lo saprete, come lo sapranno anche loro, i Certo. nostri colleghi. Grazie per Grazie. essere stati con noi. Martedì prossimo avremo ospite il professor Luigi Zompatori, che è un oculista, il quale ci verrà a parlare probabilmente delle maculopatie. È un argomento veramente molto importante e probabilmente è la nostra ultima diretta di questa stagione di Capire per Prevenire. Per cui l'appuntamento è per martedì prossimo alle ore 14 qui sulla pagina di Capire per Prevenire. Arrivederci a tutti.